l'obiettivo dichiarato, insomma, più o meno ufficialmente di Matteo Renzi, è sempre stato quello di un governo politico a guida magari di Mario Draghi. Questo lo vedremo, vedremo anche se ci sono i numeri, come dice Mastella, ma a un certo punto voi volevate, diciamo così, scardinare tre poltrone, questo è chiaramente emerso e c'è stato il muro contro muro. Meno male. Noi volevamo che il profilo di questo governo, del governo uscente, cambiasse profondamente, perché ci sono tante questioni che purtroppo gli italiani stavano pagando sulla loro pelle. Io chiedo di alzare l'audio alla regia perché sentiamo appena. Mi sentite ecco, ora? Ora sì, grazie. Perfetto, io vi sento benissimo. Stavo appunto dicendo che in realtà l'obiettivo di Italia Viva è sempre stato quello di migliorare l'azione del governo, perché c'erano tante questioni su cui purtroppo gli italiani stavano pagando un prezzo altissimo. Scelte inadeguate sotto il profilo economico, la costruzione di un recovery plan. Ma non lo potevate fare prima, proprio in questo momento? Beh, noi abbiamo chiesto di discutere di queste questioni, dai vaccini, appunto al recovery plan, al trasporto pubblico locale, al tema della scuola, al tema della sanità, da moltissimi mesi. Credo che dovrebbe essere riconosciuto, proprio per un'analisi coerente del fattore cronologico, che noi abbiamo posto queste questioni, sempre stando sui contenuti, da moltissimi mesi. E purtroppo questa disponibilità non c'era stata. E voglio dire che se il paese versa in queste condizioni, certamente il motivo principale è la crisi dovuta alla pandemia, ma anche a un'incapacità di reazione e di mettere in campo politiche convincenti, dalla sanità al tema economico, da parte del governo. E quindi noi abbiamo sempre chiesto che ci fosse una rivisitazione molto profonda delle coordinate che guidavano l'azione politica di questo governo. Purtroppo questa disponibilità non c'era. Poi giornalisticamente questo si può tradurre nel fatto che si chiedessero dei cambi all'interno del governo? Non lo so, noi veti non ne abbiamo messi. Noi abbiamo sempre parlato di discontinuità intorno ai temi che non ci convincevano, che abbiamo riferimento a giustizia, non c'è dubbio. Scuola e su supercommissario. Insomma. Non c'è dubbio, e tant'è che questa disponibilità ancora ieri, dopo un lavoro, devo dire, portato avanti con grandissimo impegno all'interno del tavolo che si era determinato appunto a guida FICO, non sono arrivate, queste disponibilità non c'erano. L'idea era proseguire su quel tracciato, l'idea era non cambiare, e questo sarebbe stato grave non per noi ma per il paese. Oh, voi che idea avete? Governo politico a guida Draghi o va bene anche il governo tecnico a guida Draghi? Noi seguiamo l'evoluzione della vicenda anche, come dire, adesso provando a capire quello che davvero sarà possibile mettere in campo. Ci convince moltissimo quello che ieri ha detto il presidente Mattarella, e seguiamo con rigorosissimo, anche silenzio, questa iniziativa, perché pensiamo che l'autorevolezza di Draghi sia la condizione per poter davvero far fare un passo in avanti al paese. Luca. No, trovo fantastico.